Il caso Kate Middleton non è esemplificativo di una libertà o meno, o di un ragionamento che si può fare sulla libertà o meno delle donne, perché è un caso specifico legato anche al fattore di marketing. Ma che messaggio è per il mondo femminile tutto questo caos che si è generato intorno a questa vicenda e a questa notizia? Secondo te, che sei appunto una filosofa esperta sul femminismo, sul nuovo femminismo e su questo concetto di libertà della donna? Ah, questa è una buona domanda, anche perché, beh, il messaggio secondo me è un messaggio pericoloso, perché è un messaggio confuso. Allora, diciamola così, un messaggio che tutto questo dibattito e i termini in cui è stato posto il dibattito, al di là della questione privacy, non privacy, eccetera, rischia di far dimenticare una questione fondamentale, cioè che non tutte le donne sono uguali. Cioè, può sembrare molto brutale dirla così, però voglio dire, il femminismo ormai da decenni si è reso conto del fatto che non si può parlare della libertà delle donne in generale, certo se ne parla in generale, ma poi ci sono anche, bisogna fare distinzione. Il caso Kate fa un po' specie perché quando viene articolato appunto sotto forma di libertà di questa donna particolare, perché fa dimenticare la posizione sociale particolare di questa donna, non tutte le donne sono uguali da questo punto di vista. Quindi secondo me è un po' pericoloso appunto il messaggio che può passare, che è un messaggio di confusione riguardo quello che è la libertà delle donne, come se tutte le donne fossero esattamente sottoposte alle stesse condizioni sociali, culturali, oggettive di restrizione o meno della libertà. Quello che voglio dire è che come dire, i limiti che sono imposti a Kate, a qualcuno che è in quel ruolo sociale, possono essere meno liberticidi degli stessi limiti che invece sono imposti a una donna che occupa una posizione sociale molto diversa. Ecco, ma oggi le donne che, diciamo, quali difficoltà incontrano dal punto di vista del rapporto con l'immagine? Nella società di oggi, in cui si assiste a un tentativo magari di libertà o di corsa dietro a un concetto di libertà che però è ancora una via di mezzo tra un concetto legato ai vecchi, chiamiamoli valori tradizionali, e invece a delle nuove esigenze che seguono un po' la società in trasformazione. Ma allora, il problema come dire, dell'immagine delle donne è che è completamente, cioè non è mai un campo neutro. E questo sia che uno, come, qualsiasi cosa uno faccia, il tipico fenomeno che va bene nella letteratura, c'è anche dei nomi tecnici, però in pratica qualsiasi cosa uno faccia, qualsiasi modo in cui una donna si veste, si muove, si atteggia, il modo in cui usa il proprio corpo, non è mai percepito come neutro. E questo ovviamente già di per sé toglie enormi spazi di libertà. Non, Certo. come, prima ancora che uno possa fare di per sé crea una forma di autocoscienza che non è una forma di autocoscienza positiva, una forma di come dire, di autoflagellazione continua in molte donne, perché si vestono troppo bene, si vestono troppo male, si vestono troppo da donna da poco, si vestono troppo da persona a sé. C'è sempre, sempre un'attenzione spasmodica che è appunto una forma di controllo eccezionale rispetto a nessuno, come dire, gli uomini non sono sottoposti a questo genere di controllo. Esiste una figura maschile, come dire, standard, neutra, che passa inosservata, le donne quasi mai. Certo, ma se tu dovessi utilizzare per i tuoi studenti questo caso di Kate Middleton per spiegare qualcosa, come lo utilizzeresti? Cioè per mandare quale messaggio? Beh, forse quello che dicevo prima, cioè che sarebbe uno dei tanti casi che proverei a dire, beh, dimentichiamoci di questi casi, mettiamoli da parte, perché, oppure consideriamoli, ma vediamo cosa c'è di specifico in questo caso che può effettivamente generare confusione quando si parla della libertà in generale. Non esiste la libertà delle donne in generale. Quando uno va poi a vedere specificamente, no? Quanto sono le donne ristrette, perché
le donne occupano posizioni e ruoli sociali molto diversi, quindi bisogna sempre intersecare la questione di genere anche con altre questioni, che sono questioni sociali, se no si rischia di fare torto alle donne per prime. Certo. E l'ultima domanda, per tornare a uno dei tuoi, diciamo, temi che ritornano appunto nei tuoi lavori, è un concetto di nuovo femminismo, in due parole, cioè se tu dovessi sintetizzare qual è un nuovo femminismo che dovrebbe affermarsi oggi, per cui le donne tutte devono lavorare, su quali concetti di base è necessario soffermarsi? Secondo me il primo concetto di base è il concetto di potere sociale. Le donne hanno bisogno di più potere sociale. Nel momento in cui le donne hanno più potere, ma proprio in senso pieno, cioè potere di fare, di creare, di pensare, di dire, eccetera, e non ce l'hanno in questo momento in Italia, ma in tanti altri posti, non hanno potere economico. Allora, finché le donne sono ristrette materialmente, socialmente, in questa maniera, non possono essere se stesse. Quando le donne hanno potere sociale sono una società migliore e come individui sono in grado di realizzarsi per quello che vogliono. Quindi la prima cosa è potere sociale. Non abbiamo sostenuto in un certo senso la libertà delle donne, libertà anche nel momento in cui hanno voglia di utilizzare liberamente il proprio corpo in un certo modo. No, quello che voglio dire è che il danno che le è stato fatto perché lei aveva molto pompato a livello immaginario pubblico questa immagine da ragazza semplice e madonnina. Se lei non avesse minimamente fatto questo, avuto un'immagine più da persona normale, forse anche il fatto di beccarla nuda sarebbe stato come il fatto di beccare nudo Agnelli e quell'altro ancora, che sono insomma, certo, che sono tutti beccati nudi prima o poi. Qui c'è un danno effettivamente di immagine che le è stato fatto, ma è un danno in un certo, non dico che sia autoprocurato, ma è un danno più grave, altrimenti questa qui sarebbe una delle tante violazioni della privacy che purtroppo avvengono così, perché i giornalisti cercano lo scoop e vogliono vedere le tette di questo e di quell'altro, però insomma qui c'è qualcosa di più effettivamente, lei è stata danneggiata in maniera maggiore rispetto ad altri, però questo un po' fa parte del gioco, ecco, certo. Non so come dire, ecco, e non tanto un gioco che fa parte appunto poi di questa strana cosa che è la casa reale inglese, che però voglio dire, non mi posso addossare io come donna i problemi della casa reale inglese, ecco, non... Però lei ne fa parte, ha scelto di farne parte. Sì, però appunto, non so, mi sembra che siano problemi loro in un certo senso, ecco, più che miei. Certo.